Oggi è una giornata storica. Come presidente dell'ANCIM, delle isole minori, posso dire di essere soddisfatto, anzi soddisfattissimo, perché si è riusciti a concludere con la quarta lettura alla Camera la riforma costituzionale dell'articolo 119. Una riforma che riconosce alle isole minori peculiarità, disagi e esigenze diverse rispetto alla terraferma. Da oggi in avanti credo che inizia veramente un nuovo percorso dove i cittadini delle isole minori e delle isole maggiori, perché compresa anche la Sicilia e la Sardegna, possono sperare veramente in un miglioramento dei nostri territori, ma principalmente un miglioramento della qualità di vita, perché nel momento in cui ci vengono riconosciuti i disagi e le esigenze, che ripeto sono diverse rispetto al cittadino della terraferma, qualcosa già si sta cominciando a muovere. Noi abbiamo sempre detto che non vogliamo assistenzialismo, però vogliamo delle agevolazioni che ci possano equiparare ai cittadini della terraferma. Fino adesso si è sempre, ogni volta il Parlamento ha legiferato sempre per il paese Italia, senza tener conto che in Italia ci sono 87 isole minori, 35 comuni, 240.000 abitanti, che vivono le difficoltà dell'insularità. Quindi veramente con soddisfazione spero che da oggi in avanti possiamo fare delle leggi ad hoc per le isole minori. Non parliamo della sanità, dove noi su 87 isole abbiamo soltanto 4 piccoli presidi ospedalieri, ecco, scusate se mi trattengo con un minuto in più, 4 piccoli presidi ospedalieri. L'isola del Giglio, il medico di base va 2 volte a settimana per 2 ore, Ventotene una volta a settimana per 3 ore. Immaginate cosa significa Licudi e Filicudi, cioè il cittadino e le isole minori stanno nelle mani di Dio. Quindi anche il cittadino della terraferma nel giro di 10 minuti raggiunge, essendo nell'entroterra, in un'ora riesce a raggiungere una struttura ospedaliera valida. 9 su 10 cittadini delle isole minori che vanno incontro a un ictus o a un aneurisma o muoiono o rimangono diversamente validi. Il cittadino della terraferma, se riesce a raggiungere entro un'ora una struction, ricomincia la vita di prima. Quanto costa in termini sociali ed economici ad una famiglia avere un soggetto così dentro? Quanto costa il sistema sanitario dovergli pagare la pensione di invalidità, dovergli pagare l'accompagnamento? E un'altra battaglia che vi chiedo proprio con il cuore è quella lì della giustizia. Noi abbiamo 3 presidi, stiamo facendo una battaglia da anni per quanto riguarda il Tribunale dell'Elba, il Tribunale di Ischia e il Tribunale di Lipari. Cioè sono tutti costi che si vanno ad aggiungere, ma la cosa bella, pensate, noi i carburanti li paghiamo 40-50 centesimi in più. È stato detto che sono state tolte le accise, ma prima delle accise pagavamo 1,80, adesso stiamo pagando 2,20, all'isola del Giglio addirittura 2,60. Noi quando facciamo una gara d'appalto, abitualmente sotto c'è più 25% per le isole. Quindi lo Stato ci riconosce che noi abbiamo dei costi più alti, ma non sono solo dei costi che noi abbiamo per quanto riguarda l'appalto pubblico, lo abbiamo nella quotidianità.